L'INPS e la consulta dei CAF hanno firmato l'accordo per il rinnovo della convenzione sulla gestione dei servizi relativi agli adempimenti per il rilascio dei certificati ISEE. L'accordo permette di garantire la continuità del servizio di assistenza gratuita per i cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche. Alla luce dell'accordo stipulato, i CAF si impegnano a non interrompere il servizio il 15 maggio, come invece precedentemente comunicato. Il Jobs Act delle professioni è legge e CNA accoglie con favore il via libera al provvedimento. Un passo in avanti molto importante per il lavoro autonomo che permetterà di costruire un sistema di diritti e di welfare moderno, capace di sostenere il presente e di tutelare il futuro di questi lavoratori. Il Jobs Act delle professioni e il provvedimento inserito nella legge di bilancio 2017 che riduce l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sono gli strumenti di legge che maggiormente toccano il mondo dei professionisti. Un nuovo sistema di regole e di disposizioni che rappresenta un risultato epocale risponde al primo grande obiettivo che CNA si era posto: rendere visibile e riconosciuta questa realtà, farne capire e conoscere le peculiarità e l'importanza economico-sociale per porla all'attenzione del legislatore fino a inserire richieste e necessità nell'agenda di governo. Ora ci attendono altri passi importanti su semplificazione, previdenza, burocrazia e fisco. Vanno inoltre definite in modo inequivocabile le caratteristiche che escludono il professionista dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione e va rivista l'estensione dello split payment ai professionisti che lavorano con pubbliche amministrazioni e società quotate. Pur condividendo l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'Italia nella transizione verso l'energia pulita, la strategia, secondo CNA, non tiene conto in alcun modo delle caratteristiche del sistema economico italiano, penalizzando ancora una volta le imprese di minore dimensione, sia in termini di riduzione del costo della bolletta elettrica che in merito alla valorizzazione del ruolo che queste possono svolgere per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030. In particolare, CNA non condivide alcune ipotesi applicative presentate in relazione all'efficienza energetica, alle rinnovabili ed al costo dell'energia. L'intervento previsto a favore delle imprese connesse in alta ed altissima tensione lascia immutata l'attuale situazione che vede le piccole e medie imprese sopportare il peso maggiore della bolletta. Il carico degli oneri generali di sistema grava sulle PMI per il 35%. La CNA guarda inoltre con preoccupazione alla possibilità di estendere anche ai venditori di energia gli obblighi di efficienza energetica. È serio il rischio di ampliare ancora di più la possibilità di intervento di tali soggetti nel campo dei servizi post contatore, sfruttando il vantaggio competitivo derivante dalla loro posizione dominante a discapito delle piccole imprese di installazione ed impianti. Artigian Cassa è la banca specializzata in soluzioni finanziarie per gli artigiani e le piccole imprese. Da anni CNA Siena è sede di 4 Artigian Cassa Point, i punti operativi presso i quali è possibile non solo chiedere informazioni personalizzate, ma anche di presentare direttamente le pratiche di finanziamento. Il nuovo strumento è Act Sprint ed è pensato per un credito veloce alle piccole e medie imprese. L'obiettivo di Act Sprint è quello di fornire agli imprenditori un veloce strumento di credito con la garanzia assicurata da Artigian Credito Toscano, il consorzio FIDI del sistema CNA. L'importo massimo finanziabile è di 50.000 euro per investimenti in beni durevoli da impiegare nell'attività produttiva, scorte e circolante. Lo strumento prevede tempi brevi di istruttoria e spese di garanzia ridotte mediamente del 20%. Per maggiori informazioni potete recarvi presso gli Artigian Cassa Point a Siena, Poggibonsi, Piancastagnaio e Torrita, aperti presso le sedi CNA, oppure scrivere a marketing.com@cnasiena.it. Le telecomunicazioni e nello specifico le reti web e traffico dati sono divenute un elemento abilitante per lo sviluppo e la salute di ogni impresa.
L'accesso alla rete consente infatti di comunicare e scambiare informazioni in tempo reale con ogni parte del mondo, creando un potenziale di crescita di proporzioni mai viste in precedenza. Quando l'accesso alla rete non è presente o non ha caratteristiche conformi alle esigenze delle aziende, questo potenziale risulta notevolmente ridotto. CNA ha predisposto un breve questionario al fine di identificare ogni particolare necessità e di individuare le soluzioni più interessanti per le esigenze dell'impresa. Per compilare il questionario online basta collegarsi al sito www.cnasiena.it. Per maggiori informazioni chiamare lo 0577 26 05 27 oppure scrivere a marketing.com@cnasiena.it. Dal 2 al 5 novembre 2017 si terrà a Seoul la K-Handmade Fair 2017, la fiera dedicata al settore dell'artigianato. Produzioni artigianali in metallo, ceramica, legno, pelle, vetro, bambole, moda, accessori, cosmetici, prodotti aromatici, design e decorazioni e molto altro ancora relativamente al settore dell'artigianato. CNA sta verificando le condizioni per realizzare la fattibilità di una partecipazione collettiva italiana. Le aziende interessate a partecipare all'iniziativa dovranno inviare la loro candidatura entro il 31 maggio all'indirizzo marketing.com@cnasiena.it, indicando nome dell'azienda, sito web e indirizzo email. Le domande di partecipazione verranno accolte in ordine cronologico. Per maggiori informazioni si può chiamare lo 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it.